Siamo nella via industriale a Messina, una delle vie più importanti dal punto di vista della presenza di attività industriali, dei meccanici e delle attività commerciali della città. Questa via industriale finisce con un palazzo che la divide dalla stazione centrale. Non si era mai vista una strada che in questa città finisce con un edificio, e fino a pochi mesi fa questo edificio era uno degli edifici post-terremoto più antichi della città. Adesso al suo posto sorge un edificio di 7 piani, costruito con un sistema modernissimo a pannelli che sono inchiodati, con un sistema di fori che li fa aderire al prospetto. È lecito chiedersi, in caso di terremoto, se si dovesse muovere dinamicamente l'edificio come di solito è progettato per assorbire i colpi. Questi pannelli non si sbriciolino in tanti pezzetti, visto che sono inchiodati con dei punti singoli. Questa via industriale stranamente finiva con un edificio, dicevamo. Infatti è una strada lunghissima, una delle tante strade ortogonali di Messina, che finisce con un palazzo. E per tornare sulla strada principale, che è la Via La Farina, bisogna percorrere questa strada. Lì in fondo vediamo l'edificio dell'albergo Royal, costruito poche decine d'anni fa. E questo è il cantiere del nuovo edificio, dove è stato trovato un tempio del VII secolo a.C. Qui di fronte a noi, dove ora c'è questo cantiere, c'era un tempio di 2700 anni fa. È stato coperto da questa struttura, da questa piattaforma, che adesso vedete di fronte a noi, costruita in pochissimi giorni. Adesso la restante parte dell'edificio è stata demolita, e proprio qua di fronte a noi è stato costruito una nuova piattaforma che ha le fondazioni appena finite da una settimana. Sono state gettate le fondazioni subito dopo aver fatto lo scavo di pochi metri. 3-4 metri di scavo, sono state fatte le fondazioni, probabilmente a travi rovesce, con un riempimento di pietrame per isolare. Adesso già sono stati alzati i pilastri. In questo modo, in quest'area, scompare il grande edificio del tempio, che era lungo circa 30 metri, e che si prolungava in questo, diciamo, in questa corte proprio di fronte alla via industriale. Quindi era questo il motivo per cui la via industriale finiva con questo edificio. Praticamente in mezzo fra la via industriale e la stazione c'era questo grande tempio anticamente, che aveva sicuramente impresso all'impianto ortogonale della città una chiusura che in tempi moderni poi ha impedito alla nuova scacchiera moderna della città di aprire un varco in questa strada. Oggi il cantiere è in piena attività. Oggi è sabato, quindi il cantiere è chiuso, e si vede come procede a una velocità incredibile a pochi metri dal tempio, dove potrebbero ancora esserci altre cose, e sono state impiantate delle fondazioni di 2 metri, una cosa impressionante. E si procede per le altre fondazioni, senza scendere al di sotto di questi 3 metri, evidentemente per non trovare altro materiale archeologico.
Il cantiere è tutto chiuso. Non si riesce a vedere proprio niente. La Via La Farina è una delle strade principali della città. Su quest'asse si arriva fino alla stazione centrale e da qui si arriva fino a Catania, dritto di qua si va fino a Catania, Saormino Catania. È una strada importantissima dove passano migliaia di camion, migliaia di tir che sbarcano dai traghetti, sia provenienti da Villa San Giovanni che provenienti da Salerno. Questo è il cantiere. Da qua si può vedere la centralità di questo edificio che si trova proprio in uno degli incroci strategici più importanti della città. In questo incrocio passano ogni giorno milioni di autobus, milioni di macchine, milioni di tir. Questo è il cavalcavia da cui si passano quotidianamente migliaia di tir, 4.000 auto e 4.000 tir al giorno in media e 4.000 auto e 8.000 auto in media al giorno. Siamo proprio a pochi passi dalla stazione centrale. Grazie.